La famiglia nella sua evoluzione etica, giuridica ed economica, come cambia il principale nucleo della società e quanto le leggi attualmente in vigore in Italia sono attuali alla luce dei profondi cambiamenti sociali degli ultimi decenni? Sono alcune delle domande alle quali il convegno dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, che si apre domani, darà delle risposte grazie al contributo di docenti universitari provenienti da varie città italiane. L'unità messinese dell'Associazione Giuristi Cattolici Italiani, intitolata La Madonna della Lettera e presieduta dall'avvocato Paola Magauda, rinnova così anche il percorso di valorizzazione dei principi che stanno alla base di un percorso iniziato molti anni fa. Nel 1948, dopo l'orribile esperienza della guerra mondiale, Sergio Gotta, uno dei più grandi giuristi italiani, ha pensato di fondare l'Associazione Giuristi Cattolici per cercare di individuare i valori di base fondanti della società di allora, riportarli in luce e fare crescere di nuovo una società sana, con prospettive di futuro per quella generazione e per la nostra successiva. Il convegno l'abbiamo indirizzato alla valorizzazione della famiglia e allo studio dell'Istituto Famiglia nei cambiamenti sociali di oggi, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista giuridico puro, che dal punto di vista economico. E cioè, dal punto di vista etico, se ci sono valori fondanti di base che sono immutabili, dal punto di vista giuridico come lo Stato e quanto la legge può interferire nei cambiamenti sociali e fino a quando li deve seguire o deve rimanerne estraneo. E quando e come la crisi economica o l'economia possa interferire sulla famiglia o la famiglia essere un fattore di crescita economica. Per questo abbiamo chiamato dei relatori di grande rilievo che potranno forse toglierci qualche dubbio su tutte queste domande fondamentali che riguardano ognuno di noi. Il convegno inizierà alle 15 di domani nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Messina e proseguirà sabato 5 maggio dalle 9 alle 12:15.